Alberto Criaco a fine gara, volevamo sentire pure Aita, però non c'è stato modo di intercettarlo. Aita, tra virgolette, non vorrei se si risentisse, ecco, di questa mia affermazione, ci sfugge a fine gara, ecco, non ama tanto i microfoni, però è intervenuto altre volte dopo la nostra sottolineatura, quindi va detto che non ama tanto più, forse oggi probabilmente la giornata storta del direttore di gara, dice meglio che evito, se no dico qualcosa di sbagliato, però ci ha pensato Massara, ecco, recuperare. Sentiamo Mimmo Toscano e Alberto Criaco, dai. Mister Criaco, risultato finale 0-0, una partita abbastanza combattuta dove ci si è sacrificati molto, molto sacrificio, anche se poi alla fine possiamo dire che non è che abbia corso tantissimi rischi la squadra del Brancaleone, così anche come quella del Praia Tortola, diciamo una partita giocata soprattutto a centrocampo, molto controllo e quindi un risultato tutto sommato che può accontentare Brancaleone. Sì, può accontentare Brancaleone, intanto abbiamo affrontato una squadra molto forte, una squadra che nel proprio terreno penso che nell'ultimo anno e mezzo è stata battuta solo dal Bocale, è una squadra ben messa in campo, una squadra che ha un'identità, ha dei calciatori sicuramente di categoria anche superiore. Lì davanti se si lascia spazio fanno male, noi siamo stati bravissimi a contenere alcune situazioni, sapevamo di alcune rotazioni con Petrone che viene a fare densità in mezzo al campo e buttavano la mezzala dentro, D'Andrea ci veniva dentro, ma l'abbiamo preparata bene, abbiamo sofferto il giusto contro una squadra forte, la linea difensiva ha fatto una grandissima partita, peccato per quel tiro di testa di Giovanni Galletta a botta sicura. Il portiere Piccione ha fatto una grandissima parata, però ci portiamo a casa a questo punto, credo che c'è da fare complimenti per le due squadre perché non si sono risparmiate a tutte e due le squadre, sono rimasto piacevolmente colpito dal Praia, già sapevo perché a video avevo visto alcune partite, ma poi fanno un gioco davvero armonioso, un gioco bello, ma abbiamo cercato di bloccare le fonti di gioco con la nostra mezza punta, oggi ci siamo schierati col 3-4-1-2 perché sapevamo poi che ci potevano dare noia col palleggio con Berto da dietro, e sono felice che poi i miei ragazzi mi portano tutto quello che facciamo in settimana, mi spiace che abbiamo perso qualche altro giocatore, Toscano al 60esimo ha dovuto lasciare il campo, ha dovuto mettere Cimino, oggi era alla prima assoluta dopo due mesi di inattività, mi hanno dato tutti risposta e adesso bisogna pensare a Isola domenica prossima, vedere di recuperare qualcuno, devo fare un plauso ad un ragazzo eccezionale, un ragazzo che era fermo, Mirko Audino credo che sia stato il migliore in campo, ci ha dato una grandissima mano, ma ha fatto soltanto due allenamenti, ma è un ragazzo, è uno di noi, è uno che l'abbiamo chiamato perché eravamo davvero corti, si è meritato oggi con questa partita la piena fiducia di tutti noi, perché sapevo che l'ho allenato per 4 anni, sapevo, sa quello che io chiedo al difensore, ha interpretato il ruolo oggi in maniera davvero buonissima. Dopo due trasferte consecutive in due campi ostici, sicuramente quello di Palmi la scorsa domenica e oggi qui a Praia Mare, si ritorna in casa con l'Isola, tracciando un bilancio di questo che era un momento delicato a un terzo del campionato, penso che si possa essere senz'altro positivi, due pareggi esterni e quindi si riprende in casa con l'Isola al Borrello. Sì, dobbiamo riprendere in casa con l'Isola, l'Isola ha preso già il portiere, ha preso un attaccante, ha cambiato allenatore, non lo scopro di certo io il mister, il bravissimo allenatore, ci daranno filo da torcere, noi dobbiamo cercare da qui alla fine di raccimolare i più punti possibili, ricompattarci perché abbiamo un sacco di gente fuori, oggi ne avevamo 5 e il mio non è una piangeria, ma quando mancano si è unito al gruppo degli infortunati Simone Galletta alla rifinitura, avevamo fuori Ezechiel Montero,
Avevamo fuori un sacco di gente, Daniele Galletta e Romeo Pietrino, quindi la rosa era davvero corta perché abbiamo tesserato giovedì mercoledì proprio per darci una mano. Adesso raccogliamo i coach, martedì saremo al campo, ci alleneremo, penseremo da qui alla fine di cercare di tenere la barca il più dritta possibile, anche se secondo me stiamo facendo un buonissimo campionato, e poi nel mercato di riparazione cercare di fare qualcosa. Già ci siamo mossi, molto probabilmente recupereremo pure Matteo Carbone, era un altro pezzo da 90 che era fuori, ma noi le nostre partite le facciamo a prescindere da chi gioca, perché poi i miei ragazzi riescono a interpretare le partite come devono, e va bene così, Mimmo. Adesso c'è un lungo viaggio di ritorno e va bene. Grazie mister. Grazie a voi.